Salve a tutti, oggi siamo in zona Paladozio, stadio del vecchio, buon vecchio Saronno alla Givis. Non vogliamo ovviamente parlare di sport, ma parliamo di questioni un po' più serie. E siamo in compagnia di Sia Kakune, un ragazzo che è arrivato qui in Italia da circa un paio d'anni. Quasi 2 anni. Quasi 2 anni che è qui con noi, come avete già iniziato a sentire, parla benissimo l'italiano. E cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di raccontare la sua storia, in particolare parlare del suo viaggio, un viaggio molto lungo che è partito nel 2013 dalla Costa d'Avorio e si è sviluppato un po' per tutta l'Africa, perché ha letteralmente attraversato dal centro, diciamo, dalla zona equatoriale dell'Africa, il Burkina Faso, il Niger, la Libia e poi la classica traversata per arrivare in Italia a Palermo. Io, come ti dicevo prima, abbiamo fatto una chiacchieratina, ci siamo preparati e vorrei fare questa cosa appunto per tappe. Quindi partiamo appunto dalla Costa d'Avorio, da casa tua, dal paese dove sei nato, dove hai vissuto per molti anni e dove poi ci racconterai è successa una cosa che ti ha costretto a partire. Grazie mille, salve a tutti. Io, come diceva il signore di Ah, Burkina Mauro, Faso, vero? No, scusi. Mauro, io sono Sia Kakune, proviamo della Costa d'Avorio, sono in Italia da quasi 2 anni. Appunto in Costa d'Avorio sono nato a Bonon, che è una piccola città del centro-ovest del paese, nella regione della Malawi. Ma io lì che sono vissuto fino all'università, e che appunto ero all'università ad Daloa, che è una città abbastanza grande, la terza città importante del paese, e lì facevo storia e geografia all'università Jean Borino Guédé di Daloa. Lì a Bonanno ho iniziato, il problema che mi ha fatto fuggire del mio paese, quando ero lì facevo parte di un partito che è l'FPI, un partito di un presidente adesso che è Alaia, e facevo parte anche del gruppo giovanile ancora che si chiama la FESI, che è una federazione studentina degli studenti del paese, che si occupa di regolare, di cercare dei punti di incontri con l'amministrazione e le autorità per sviluppare un po' lo studio e un po' aiutare le altre persone che non sono in grado di andare a scuola, così un po' così. E lì, come dicevo, vi raccontavo prima, che in Costa d'Avorio ci sono più di 60 etnie, quindi le lezioni si fanno in base delle etnie. Quindi, lì, come io sono di etnia Dula, che è l'etnia dell'attuale presidente Ouattara, ma io sostengo l'altro partito, che è il partito di un'altra etnia, che è Bété, ovviamente, che è non musulmano, ma come io sono musulmano, quindi la mia comunità mi considera come un traditore, perché dicono che sono l'unico del quartiere che andava al liceo e poi all'università, che dovevo fare la pubblicità del partito dell'attuale presidente, ma io sono dell'altro partito. Ma loro, perché sono ancora indietro, perché la mia comunità è veramente una comunità molto chiusa, che non vuole mischiarsi con le altre etnie. Parlavi di tradizione Eh prima, molto sì, forte. perché lì la tradizione è molto forte, come dicevo, perché lì per forza, se c'è un partito, se tu sei di quell'etnia, devi seguire per forza il partito della tua etnia. Se non sostieni questo partito, vieni discriminato. Io ero così, che ero discriminato, perché dicevano che io sono un traditore, perché non sostengo il partito della mia etnia. E lì mi volevano ammazzare. E per quello che io sono scappato dalla Costa d'Avorio, e sono arrivato poi in Burkina Faso, e in Burkina Faso, grazie a Dio, avevo incontrato un prete, anche se io sono un prete bravissimo, che mi prendeva veramente come se fosse suo figlio,
e mi aiutava anche, mi voleva iscrivere lì all'università, tutto così. Sono stato da lui 3 mesi, ma poi ho sentito un amico al telefono, un amico dell'università, lui mi ha detto che le persone che mi volevano ammazzare, che sanno dove sono, quindi possono vedere che un giorno hanno detto che verranno a trovarmi in Burkina Faso, non trovarmi per chiacchierare ma per ammazzarmi, quindi io ho spiegato al Don e Don ha detto di andare nella capitale lì io sono andato in Niger, non ho pagato niente come trasporto viaggio, non gli ho pagato niente, poi sono arrivato in Niger e poi in Niger poi sono stato lì quasi 4 mesi, ma come in Niger, per il Niger non è perché mi volevano ammazzare lì che sono andato, ma in Niger veramente non ce la facevo più, se rimanevo lì morivo veramente. Dice, okay. È perché, invivibile proprio come ambiente. Sì, perché un ambiente molto difficile, faceva caldissimo lì, 40-50 gradi spesso, ma come io veramente non sono abituato a questa temperatura, avevo spesso la febbre alta, volte 40-42 di febbre, veramente poi lì ho deciso di andare via, ma come avevo trovato anche lì, mentre che ero in Niger, il contatto di un mio amico che siamo cresciuti insieme nella città di Bonon, la mia città dove sono, il mio villaggio, e lui era in Libia e quindi quando ho avuto il suo contatto ho preso la decisione di raggiungerlo, ma non volevo prima raggiungerlo, volevo andare un po' perché io avevo sempre lo studio nella testa, volevo sempre studiare, volevo andare poi perché c'era un compagno lì in Niger che ha detto che noi suo fratello frequenta in Algeria. Come da noi lì in Costa d'Avorio l'Algeria è considerata come una delle migliori scuole in Africa lì, quindi io volevo andare lì per studiare anche, ma poi alla frontiera lì ci hanno fatto rimandare indietro, quindi io sono andato in Libia. Il passaggio tra Niger e Libia, tra l'altro, leggevo nella lettera, sì. Noi abbiamo letto una lettera che tu avevi scritto, sì, sì. A Cesare, sì, sì. E c'era questo passaggio dove raccontavi che ti avevano detto tranquillo, tanto è un viaggio di poche ore, sì, invece sì. Poi sì, perché un lì, po' diverso. Lì in Niger ci sono dei trafficanti, loro prendono i soldi, io lì veramente ho pagato quasi 3.000 euro per andare in Libia e prima di andare hanno detto che farete 2 a 3 ore e sarete in Libia, no, quindi non avevamo tanto da mangiare, no, acqua, un bidone d'acqua che avevamo, non era così, abbiamo passato più di 4 giorni sul deserto, così veramente sul deserto vedevamo così come se i morti, le ossa delle persone, tutto così. E poi siamo arrivati in Libia, grazie a Dio nella nostra camionetta nessuno è morto, ma c'era ancora un'altra camionetta che c'era 3 morti, perché loro vanno insieme, fanno un giorno così e portano le persone insieme. E in Libia, quando ho trovato il mio amico, vivevamo insieme nella capitale, Tripoli, e io lavoravo con un egiziano, come gli aiutavo come muratore per prendere i mattoni per costruire le case, e il mio amico lui lavorava in un supermercato lì, vivevamo abbastanza bene lì e io facevo anche delle ripetizioni di francese alle persone che volevano sapere, che volevano studiare un po' francese. E lì una notte così verso le 3 di notte lì vicino, come noi neri siamo considerati come gli schiavi dai libici, sono venuti una notte verso le 3, non sappiamo cosa abbiamo fatto, veramente hanno iniziato a sparare la nostra casa e io e il mio amico siamo scappati dalla finestra e hanno sparato addosso, il mio amico ha preso un proiettile e lui è caduto, io
continuato, mi sono nascosto, poi sono andato dall'egiziano, il mio capo, e l'ho spiegato cos'era successo, e lui mi ha chiamato qualcun altro, veramente lui gli piangeva anche, ha chiamato un contatto e questa persona è venuta nella sua macchina e mi ha portato in spiaggia, non sapevo dove ero veramente, ho chiesto dove ero, hanno detto che sono qua e faceva quella direzione così, come si dice, con la mano, facevano così e non dicevano niente. E dopo 2 giorni lì ci hanno sbarcato per forza. Che loro hanno i fusili, dicono che per forza devi come si Sì, dice, imbarcarti. imbarcarti per forza, se non si dice no ti uccidono, quelli ti mettono qui, dicono andate così in Europa. Io veramente anche in Costa d'Avorio, se c'è l'oceano Atlantico, io non avevo, perché io sono al centro, ovviamente non avevo mai visto il mare così, quando ho visto Mediterraneo. veramente ero così agitatissimo e piangevo, ho detto ma dove vado? Perché è la prima volta che ho visto così il mare così grande, è un barcone che anche noi che abbiamo nuotato così tutto insieme, abbiamo portato sul mare e loro hanno detto andate così. E poi da lì abbiamo fatto 3 giorni sul mare e poi la Marina italiana ci hanno scosso. Avete Eh sì, intercettato loro. ci hanno portato a Palermo, dove lì sono stato 2 giorni, poi mi hanno trasferito qua in Lombardia, a Milano, e da Ah, Milano. avevate 2 giorni lì a Palermo e poi Sì, direttamente sei venuto direttamente qua. sì, a Lombardia, precisamente a Bresso, Ah, sì. credo, a Bresso, e da lì ancora mi hanno mandato a Varese, e da Varese venivano inferiore, e venivano inferiore dopo 4 mesi circa, siamo partiti ancora a Tradate, dove c'è anche adesso la struttura della Croce Rossa. Poi da lì ho fatto un po' per l'inserimento la lingua, perché quando sono arrivato anche avevo sempre lo studio davanti a tutto, il mio obiettivo è di studiare, ovviamente io studiare, quindi mi sono messo anche a studiare da solo prima che inizio la scuola, mi sono messo a studiare, quando vedo una cosa chiedo, perché c'erano i volontari che venivano, anche che vengono nella struttura, e andavo a chiedere come vuoi dire, cosa vuoi dire, come aiuta per l'italiano, come stai, così scrivo in francese e studiavo la notte, quando per dire così come la ricarica, così andavo, come vai a dire che voglio una ricarica da 5, così quando dicono scrivo, quando arrivo così al tabaccaio, apro così il foglio e guardo e dico quello che è scritto, come imparare così piano piano. E io in un mese parlavo un pochino italiano, e poi adesso dopo ancora i volontari venivano a fare così lezioni di italiano, ho fatto la licenza media, che ho superato, poi dopo la licenza media ho fatto 2 corsi, anche un corso di mediazione culturale e l'altro ancora mediazione operatore CAS, che vuol dire operatore centro di accoglienza straordinario. Quindi poi adesso una cooperativa mi ha assunto come operatore di girasoli, adesso lavoro lì come operatore, e poi spesso mi chiamano anche in tribunale, in commissione, per fare le mediazioni lì, per fare traduzioni, un po' così. Sì, Vita piena adesso. un po', perché queste cose mi dico che adesso ho un po' qualcosa che posso aiutare gli altri che hanno bisogno, quindi faccio questa cosa, come questa cosa è diventata il mio dovere proprio, perché anche se sono stanco faccio tutto lo sforzo per dare questa mano, perché per me la vita è così, è come quello che dico io, il secondo nome della vita è la pazienza. E così con la pazienza riusciremo a costruire tutto piano piano, e adesso che ho la forza di fare, di aiutare, aiuto.
finché quando non potrò più aiutare. Così un po'. Chiederai indietro un attimo solo l'aiuto che hai dato. Sì. Come la stai vivendo l'inserimento? Perché è vero che sono già 2 anni, quindi già un po' di tempo. Sì. L'inserimento, la realtà anche differente dell'Italia rispetto al tuo paese di origine, e il rapporto anche con gli italiani. Io adesso ho un buono rapporto con gli italiani, perché adesso ho una fidanzata italiana che conviviamo anche insieme adesso, che mi aiuta tutto, veramente a fare tutto, a inserirmi. E lei è veramente come lei, è la mia famiglia, anche la sua famiglia che mi vuole molto bene. E adesso io dico che qua l'Italia è come il mio secondo paese, come la Costa d'Avorio per me. Sì. Infatti ti volevo chiedere, se io ti dico di pensare a casa, probabilmente ancora, sì, resta forte. Sì, penso a volte, spesso anche la mia ragazza mi chiede se è sempre così, perché se è così triste, ho detto no, niente, perché a volte quando penso a casa non dico che per forza devo rimanere lì per morire o tutto così vicino ai genitori, ma mi dicevo almeno, cioè, potevo rimanere nel mio paese, perché sono il primo figlio della mia famiglia, che tradizionalmente io sono il sostituto di capofamiglia, quindi adesso sono lontano, non so cosa succederà, perché magari i miei genitori moriranno senza di me, io non li vedranno più, che sono qua. Scusami una cosa, vero? Perché dicevi che sei dovuto scappare perché avevi quelle idee politiche, diciamo, differenti. Sì. Ma è successo qualcosa alla tua famiglia? No, la mia famiglia. E loro sono visti un po' male, ma come loro non hanno mai, sono analfabeti, non hanno studiato, quindi sono l'unico che studiavo e sono l'unico ancora che era dentro, che ero l'unico dentro, come se la politica, sì, tutte queste cose, quindi per loro un po' si stanno, anche se a volte loro hanno un po', come la mia famiglia, una famiglia normale, non siamo ricchi, non poveri, come le persone dicono così, potevi venire, perché la maggior parte che veniamo qua per i soldi, io ovviamente no, perché in Costa d'Avorio veramente sì, hai studiato, sinceramente magari farai 2-3 anni così senza lavoro, ma poi veramente per forza in 5 anni avrai qualcosa con un lavoro, perché da noi non c'è il privato, non è troppo così, troppo, tutto è pubblico, quindi anche io lì avevo già fatto dei corsi così di, come si dice, per diventare poliziotto, corsi professionali, professionale, anche sì, professore. Stavi già preparando? Sì, ero già promosso per un corso di polizia, sì, che ho dovuto lasciare anche, perché mi mancava 2 settimane per iniziare la formazione, ma questo non mi ha lasciato il tempo di tutte queste cose. A volte quando ci penso così qua, che devo iniziare tutto a zero, così mi fa un po'. La vita è così. Dal punto di vista degli studi, come dicevi, sì, qua hai dovuto riprendere. Sì, sì, sì. Immagino che ti farà piacere, se avrai la possibilità, andare ancora avanti. Anche qua sì, sì, mi tengo molto molto, ma come qua sono andato con la mia ragazza, abbiamo chiesto un po' come si potevo studiare, sì, perché ci sono università degli stranieri a Bologna, anche a Siena, se mi ricordo bene, sì, ma bisogna un permesso prima di iscriverti. Un po' di trafila da fare. Sì, burocrazia, sì, quindi aspetto un po', non so come sarà il futuro, ma lascio il futuro decidere questa cosa. Però te la tieni lì, no? Questa sì. Anche si questa sente da quello che racconti, sì, che ci tieni. Sì, anche ho fatto portare tutti i miei diplomi, almeno così si sono vicino con me. Magari dopo, se le cose vanno bene, posso iscrivermi così all'università per studiare, perché anche adesso a volte mi manca troppo lo studio. Ma l'idea magari più in là nel futuro di poter tornare in un paese che chissà magari sia un po' meglio, mi stavi raccontando prima che il presidente Ouattara, sì, io ti dicevo, io informandomi, leggendo da lontano, sì,
leggevo che insomma le cose sembrano un po' meglio di prima, invece tu mi dicevi mica tanto. No, è così, fuori è quello che dicevo, che fuori così la cosa d'avorio è, come si dice, è vista benissimo da fuori, ma dentro veramente è una, è, come si dice, come non si la parola, non è la catastrofe, come si dice, catastrofa, si dice così. Sì, no? una situazione veramente pesante, magari pesante, come era prima. Come era prima rispetto adesso, perché la cosa d'avorio è diventato un paese molto difficile, di sicurezza non esiste proprio, perché ci sono troppe armi in giro, troppe, quindi adesso anche ammassano così sempre, ogni mese ci sono più di 10-20 morti, quindi veramente per questo così di sicurezza, perché questi essi ribelli, perché altri non sono stati presi, quindi loro hanno le armi, vanno spesso a uccidere le altre persone che non sostenevano, come per regolare, come si regolamento di conto, continuo regolamento poi questa cosa sì, fazioni sì, sono sì, questa cosa sì, o quando li pagano così gli danno un po' a queste persone un po' di soldi loro vanno a ammassare la gente, perché loro non guadagnano niente, hanno già un po' di soldi che vanno a ammassare così senza sapere niente, perché per loro è normale, e non c'è una procedura per dire che no, saranno come si dice, convocati da giustizia o qualcosa, sì. Non c'è niente, perché sono loro al potere, cioè rimangono impuniti anche sì, quando niente, perché sono loro come si dice, al potere, quindi sì. Hanno tutto in mano. Poi classico, parte, perché lì anche adesso questa cosa sì, tu così non sostieni il partito di adesso, sì. Se c'è qualcosa così tra te e che non sei il sostenitore di quello partito di Ouattara, sì. Se avete una cosa così insieme, se andate così davanti alle autorità, no, tu rimanerai così, non ti diranno che non avrai mai ragione, daranno ragione a quella persona che fa parte del loro partito. Quindi queste cose così, lì viviamo così l'insicurezza. Quindi dalle tue parole si capisce che insomma dici intanto mi costruisco una vita qui, facendo sì. Le cose per bene, sì. E poi non ti vedo molto fiducioso nel futuro per la cosa d'avorio. Per la cosa d'avorio veramente non vedo. Anche se ci sono i miei genitori lì, a volte questa cosa anche mi fa rendere molto triste. Che non hai pensato di far venire anche loro? Ma non lo so, i miei genitori qua, lì, qua, non lo so, è quello che dico, che il futuro deciderà. È il futuro che deciderà questa magari cosa. Sono più attaccati loro al paese giovane, anche sono un pochino con tutte le energie, detto io sono devo riuscire, anche sono un pochino anziani, hanno tutto lì, come dicevo, la mia famiglia non è una famiglia povera, come veramente sì. Anche non è una famiglia ricca, ovviamente siamo normali. Anche per studiare, anche lì per andare all'università devi avere qualcosa, se no non puoi fare l'università. Se io facevo non vuoi dire che no, una famiglia un po' così, perché da noi la scuola costa molto. Se io ho frequentato così dall'elementare fino all'università, vuoi dire che no, quindi la mia famiglia era abbastanza pronta per sostenermi tutto così economicamente, perché lì è tutto basato su così l'economia. Mio padre sì, non siamo molto ricchi, ma viviamo normalissimo, siamo anche siamo tranquilli. Sì, finisci bene o male. Non avendo subito conseguenze, no, anche rispetto a quello che mi raccontavi. No, venire qua per i soldi, no. Io ovviamente non è per questo. Non è per questo che sono venuto qua. Una persona non posso fare l'università lì, che ero a due dita di trovare un lavoro così, che scappo per venire qua, per venire a iniziare a zero, che un paese sconosciuto che non sapevo cos'era, così una. Che non sapevo, quello che mi dicevi prima, che anche lì diciamolo, non so, perché è una curiosità, come sì. Ti spiegavo prima. E qui molte persone pensano, beh, ma là gli fanno vedere quanto è bella l'Italia e vogliono venire tutti qua. Io nel tuo caso è un po' diverso. No, il mio caso veramente in cosa voglio non.
l'Italia, io sinceramente non ho mai considerato l'Italia come un paese ricco o qualcosa così, no, veramente no, perché il mio studio non c'era mai l'Italia, per me non era un paese così ricco che devi venire a cercare i soldi o così, anche non sapevo neanche che in Italia c'era una lingua italiana, non sapevo neanche veramente, ho saputo che in Italia, un po' in Libia mi hanno detto che in Italia c'è una lingua, perché lì loro usano la parola bambino per dire, dire che come si, è un bambino così piccolo. È la stessa cosa lì, qua veramente, ma lì nessuno mi ha detto così lì, così c'è una lingua per forza, no, perché no, perché collaboravamo insieme così che non c'era tanto così, anche non mi interessava tanto saperlo che se c'è qualcosa, no. Io sinceramente a Palermo ho scoperto proprio che c'è una lingua qua, perché quando ho visto questo ragazzo anche come si dice africano, che era guineano anche lui, andava a scuola lì, che parlava in italiano con una ragazza italiana così davanti alla struttura. Io mi sono detto, ma cos'è? È l'italiano? Ah, perché da noi come si studia spagnolo e tedesco, io all'università, come si dice, alla scuola media io facevo tedesco e c'era anche spagnolo, so che no, come se una persona parla spagnolo, so che questo è spagnolo e così. Ma quello che parlava non era spagnolo, poi l'ho chiesto e lui mi ha detto che è l'italiano. Ma dicevo, ma cos'è questa lingua? E parlava, ho detto, ma come io farò, come farò a parlare così l'italiano? Ero un po' così preoccupato, tutto così. Invece poi... E pensi che, come ti dicevo, lingua antica la nostra, però mi dà anche l'idea di cosa significhi raccontare da parte del nostro sistema di informazione le cose in un certo modo, e poi invece la realtà, no, non per tutti, magari ci sarà anche chi in Costa d'Avorio dice no, conosco bene l'Italia, io no, veramente, però, io non conoscevo niente di l'Italia, sapevo che esiste un paese, l'Italia, con la squadra azzurro come da noi. E noi esportiamo il calcio. Questo è il calcio, così con questo conosco, ma per dire che c'è una lingua, sì. Non sapevo veramente mai, non mi sono mai anche informato sull'Italia, perché no, perché se ti informi su quello che vuoi dire che hai l'idea di raggiungere questa cosa, sì, o meglio, era un paese lontano. Io non ho niente, solo magari poi per questa qualità, magari come non aveva delle colonie così da noi, lì, magari poi se questo, ma anche la Germania non ha colonie lì, ma so che c'era una lingua tedesca. Che l'ho studiata alle scuole medie, quindi sapevo, ma per l'italiano non sapevo veramente niente dell'italiano. Però adesso l'avete sentito, voglio. Infatti, come dicevi, insegni, quindi voglio. Stai passando quelle che sono le tue conoscenze. Adesso noi abbiamo preparato tutto questo racconto per dare l'idea appunto di quello che hai passato anche. Una cosa che invece non ti ho detto, che ce l'ho lì che mi gira in testa, perché è una cosa che forse Piero avrà letto qualcosa, perché io scrivo anche vari articoli anche su queste questioni. Mi piace provocare gli altri, e infatti di solito metto d'accordo tutti contro di me. Questa cosa è un po' particolare, perché ne sento parlare poco in Italia e volevo sapere tu cosa ne pensi. Aspetta, adesso ti dico, ho fatto un cappello un po' lungo, un'introduzione un po' lunga. Sì. Tu arrivi da un paese che è il massimo produttore di cacao a livello mondiale, sì. 50% del cacao mondiale prodotto da voi. Sì. Vi manca l'industria di trasformazione, sì. Cioè il cacao viene preso e portato in un paese come il nostro, per esempio. Sì, sì, sì. E io la faccio breve, storicamente cosa è successo? Che aziende multinazionali o importanti come quelle presenti anche in Italia, non facciamo nomi, la Nestlé, la Ferrero, no? Aziende di questo genere, e quando ci sono stati dei presidenti della Costa d'Avorio che hanno detto ma scusate, ma qui ci sfruttano, e a noi non torna indietro niente, quando tornano indietro i prodotti finiti
Io magari, esempio banale, la Nutella che qui da noi è strafamosa, tutti la conosco, io in Italia magari spendo 4-5 euro per un vasettino, in Costa d'Avorio devono spendere 15-20 euro, l'equivalente diciamo. E molte persone non conoscono nemmeno il cioccolato. Allora uno dice, ma questo l'ho appreso da giornalisti che hanno fatto vari documentari, quindi mi fido della loro parola, e hanno fatto vedere anche interviste anche con i bambini che vedevano il cioccolato e dicevano, ma cos'è questa cosa? Poi lo assaggiavano, meraviglia. Quello che ti volevo dire, io ho sempre in testa quest'idea che noi, da italiani, da europei e anche da occidentali, dovremmo incominciare a chiedervi scusa. Tu cosa ne pensi? Cioè dovremmo chiedervi scusa perché voi, paesi africani, e Costa d'Avorio avete anche molto petrolio, se non mi sbaglio, perché due mesi fa ho visto che ha dato un'altra concessione a Eni. C'è un po' di petrolio. Questa idea di essere dei paesi che hanno tante materie prime, cioè voi siete ricchissimi. Sì. Ma immagina il cacao. Se voi un bel giorno diceste, sai che c'è? Non ve lo diamo più il cacao. La metà del cacao mondiale non sarebbe più prodotto. Quelli di Ferrero probabilmente si sparerebbero sul momento e molti italiani sarebbero in giro per i supermercati e non troverebbero niente. No? Invece continuiamo, perché anche noi quando andiamo ad acquistarlo partecipiamo, a depredare e a non dare indietro niente. Allora è per questo che ti volevo chiedere, cosa ne pensi di avere una persona che ti dice, secondo me è giusto che noi vi chiediamo scusa? No, ma non dovete chiederci scusa, perché la vita è fatta così. Magari questo sono i dirigenti che non gestiscono bene, perché per me almeno avete queste cose, dovete cercare le cose necessarie per trasformarle, ma se nessuno lo fa, quindi vuol dire che anche questa cosa continua così, perché quando uno arriva al potere, quello che conosce è la sua tasca. Quindi è un problema comune. È così, conosce la sua tasca, quindi, ma per la Costa d'Avorio è molto peggio, dico, perché come la stessa cosa che hai detto, prima così, in Costa d'Avorio negli anni così 60, la Costa d'Avorio era nello stesso livello che il Giappone e il Brasile, ma adesso come sono questi paesi? Studiamo anche questo come alle scuole superiori, perché prima eravamo così, la Costa d'Avorio era un po' avanzata rispetto a questi due paesi, ma oggi come sono questi due paesi? Sono delle potenze così, Brasile adesso, tutte queste, ma non so perché non siamo come questi paesi oggi. E poi adesso che il Ghana, che si è un paese vicino, piano piano oggi come adesso, tutte queste cose, ma da noi veramente questa cosa di gestire il paese non vedo. Magari noi giovani, se Dio ha fatto che abbiamo ancora questa, se Dio ci dà questa opportunità di sviluppare o essere così al comando, come si dice, del paese, di sviluppare un po' e cambiare un po' queste cose, almeno aiuterà un po' il paese, anche se non siamo, rispetto all'Italia siamo pochi, 23 milioni di abitanti, quindi si può gestire, ma come dico così, il potere lì è una cosa veramente allucinante. Un po' anche qua da noi, sai, il discorso che ti facevo forse è più per togliermi un peso, io non lo so, perché sinceramente lo sento come un peso da italiano, quello di essere un piccolo pezzettino di quell'ingranaggio che vi toglie tanto. E ti volevo chiedere un'ultima cosa, tu conosci Thomas Sankara? Thomas Sankara, sì. Che per te, che figura è stata? Perché io io lo metto nell'altarino insieme a Nelson Mandela, a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King. Sì, sì. Cioè è stato veramente un personaggio che alla tua età ha
fatto grandi cose per il Burkina. Sì, Thomas Sankara, appunto oggi, se il Burkina è così oggi, possiamo, il Burkina deve ringraziare molto Thomas Sankara per quello che ha fatto per il Burkina Faso, che il Burkina Faso è un paese così, un paese povero, non hanno niente come da noi, niente proprio. Una parte anche come deserto, ma ha fatto qualcosa, aveva una politica di sviluppare il paese, avere un po', dare un po' il privilegio al paese, perché non la sua tasca che guardava per lui, era così una cosa. Io li considero come un po' il Mandela dell'Africa occidentale, io lo considero così perché aveva veramente una figura emblematica. Che si ricollega a quello che ti dicevo poc'anzi. Io quando ho ascoltato anni fa i suoi discorsi, sentire una persona che ti dice: noi produciamo il cotone, bene, allora adesso lo trasformiamo noi, creiamo noi i vestiti, vedete i vestiti che io sono fatti qui in Burkina, quella è una rivoluzione. Certo, ma da noi non è così, è quello che io non, ma anche a volte mi faccio delle domande, non riesco a capire, abbiamo tutte queste cose, come è quello di cacao ancora, primo produttore al mondo. Il cioccolato da noi non si può, anche se c'è un bambino così che vede il cioccolato, non usiamo tanto il cioccolato, siamo il quinto produttore di caffè al mondo anche, ma queste cose io, in quel lavoro io non piacevo il caffè veramente, non bevevo il caffè, qua che mi sono abituato un po' a bere il caffè, lì no, sono delle cose che costano molto lì. Non, anche io mi faccio delle domande sempre, ho detto perché è così, dovrebbe essere così, ma perché è così, boh, ma non lo so, loro come da noi sono i ricchi, guadagnano sulla pelle dei poveri, loro vogliono essere ancora più ricchi e come così rendono anche i poveri più poveri. È cosa che sta andando avanti anche qua, piano piano, anche qui. Questa cosa veramente io, anche la stessa cosa che la scuola. Sì. Qua in Italia così la scuola è gratuita, che così. Dice, per adesso. Per adesso. Speriamo che duri. No, perché questa speriamo cosa è una duri. Cosa, perché qua veramente la maggior parte, tutti sono istruiti, quindi da noi poco anno fa così il presidente, l'attuale presidente aveva detto che la scuola è gratuita. Quando parliamo di gratuità, come si dice, di quella cosa gratuità, secondo me non deve pagare, ma se si paga non dobbiamo parlare di questo. All'università così paghiamo per iscritti così all'università. No, molto di più. Perché il nostro soldi rispetto lì qua, qua ti danno tutto così, non perché si paghi così, alla fine non paghi più, danno così, continui a pagare, sì. Sempre c'è qualcosa da pagare, sempre c'è qualcosa. E quello che veramente si vede una persona lì, uno studente dell'università, quindi vuol dire che i suoi almeno veramente hanno un pochino, se no non puoi andare a scuola perché c'è sempre qualcosa da pagare, sempre. È un po' fatto in modo proprio per scoraggiare. Sempre, ma loro parlano di scuola gratuita, appunto per quello che adesso il mio partito, quando lui era al potere aveva visto certe cose, perché lì noi mettiamo, abbiamo delle devise così che mettiamo per andare a scuola. E lui aveva detto perché per togliere certe cose a scuola, anche in quando aveva inserito qualcosa in libro, così vai a scuola, non paghi i libri, cioè ci sono i libri così che portano a scuola così, i libri gratuiti. Tu usi adesso, cioè ci sono dei posti dove scrivi il tuo nome, l'anno prossimo si vai in un'altra, passi una, come si dice, la classe superiore. Quindi lascia così questo libro, le persone che vengono usano così. Era meglio, era un metodo un pochino, perché almeno non vai più a pagare i libri. Veramente ha fatto una cosa che... Sì, che è un po' la via, ma anche noi qua alla fine, un po' li devi acquistare, un po' magari c'è chi prende riciclati, tutti gli...
mezzo e così via. Sì, la carta lì costa troppo da noi, quindi la scuola è molto, molto difficile. Anche le persone, sono delle persone, la maggior parte dei giovani, vedrete così, i giovani così in strada, non perché non so, almeno hanno fatto almeno 3 anni o 4 anni così di scuola, ma per qualcosa così di soldi non sono riusciti ad andare davanti, perché si fermano, si giuntano, non ce la fanno più, quindi non, loro smettono di andare a scuola. Così da noi tutti, la maggior parte sono così, quando iniziano alla fine no. Sì, questa è forse la cosa proprio ultimissima, sempre pensando a Sankara, che dovremmo riuscire a fare sia tutti i popoli africani, ma probabilmente anche tutte le popolazioni. Sì. Quello che diceva lui, che disse lui a tutti i presidenti africani un giorno, io sono uno, se lo faccio io da solo, l'anno prossimo qua non ci vediamo più, perché io non ci sono più, e infatti l'anno dopo non c'era più. Se invece siamo tutti insieme, ci blocchiamo tutto quel discorso sul debito, incominciamo a produrre noi, incominciamo a prendere in mano la nostra vita, e quello forse che manca. Sì, anche adesso mi ricordo benissimo, 3 mesi fa o 2 mesi fa così circa, il presidente della Guinea, Alpha Condé, che ha parlato di questa cosa, ma quando avevano una riunione così della CEDEAO in Abidjan, lui ha parlato di questa cosa veramente, ha detto perché noi africani non possiamo essere sviluppati, perché se io così ho un problema, tu chiudi come si dice la tua frontiera, quindi come possiamo fare a fare il commercio? Lui ha fatto questa cosa perché lui ha preso l'esempio quando c'era l'Ebola in Guinea. La Costa d'Avorio ha bloccato la frontiera, sì. Quindi i guineani non potevano entrare e gli ivoriani non potevano andare lì, sì. Ancora. Quindi queste cose non va bene, queste cose permettono a rallentare un po' l'economia extracomunitaria tra questi paesi che sono vicini, che parlano la stessa lingua, che è la lingua ufficiale francese, ma sì. Io ho un problema, è come io ho un problema, tu mi lasci così, mi abbandoni, non esisto più, questo non va bene. Secondo me ti devo aiutare a superare questo problema, ma lì non è così. Ognuno dice così, ognuno considera la sua tasca e basta. E lui ha denunciato questa cosa, almeno così. Se possiamo fare così una fabbrica di, di carta in Costa d'Avorio, così una grande fabbrica di carta in Costa d'Avorio, che Costa d'Avorio poi distribuisce così in altri paesi, Burkina Faso, Guinea, Mali, Senegal, sì. Eccetera, così, e così noi non produciamo ancora, per non avere la stessa produzione. Se tu produci già va benissimo, vale, per sì. Tutti, ognuno magari ognuno si specializza in qualcosa, però per tutti. Almeno per tutti, almeno così puoi sviluppare un po' il paese, sì. Ma non è così, se io, perché non puoi essere così lì? Perché se io ho un problema, tu blocchi così la frontiera, come faccio gli altri ad avere la carta che hanno bisogno? Quindi è per quello che da noi spesso tanti paesi producono le stesse cose, che è un problema, un problema grande. Molto grande. E se ogni tanto anche qua da noi gli interessi particolari vengono prima. Ci sta qua così, prendiamo esempio sulla pasta in Italia, che in Italia è famosa la pasta, anche la pasta da noi viene dall'Italia, no, perché un altro paese produce, ma anche se un altro paese produce, non lo so, il paese che io conosco è l'Italia, che produce così la pasta, no, perché come l'Italia produce la pasta, la Francia deve produrre per forza la pasta, non va bene, perché se io così, quando ci sono in ballo i soldi, non va bene. Tutti producono tutto, ma poi le stesse cose, lì non si finisce mai, è proprio quello il concetto, no? Che dovremmo essere più noi, sì. Le popolazioni, perché alla fine quelli che gestiscono il business sono pochi. Noi siamo tanti, 7 miliardi e mezzo di persone a voglia. Io non so se tu hai qualche altra cosa che vuoi aggiungere, di cui ti piacerebbe parlare, o
se pensi che abbiamo raccontato un po' tutto. Io naturalmente non ho più niente da aggiungere. Io vi ringrazio di avermi. Diciamo che ti abbiamo dato la possibilità di esprimermi, di un po' raccontare un pochino la storia e il viaggio un pochino, perché questo viaggio che ho fatto io, e questo la maggior parte dei migranti che provengono dall'Africa occidentale lo fanno. Quindi un po' di raccontare un po' di queste cose, anche magari credo che questa cosa toglierà un pochino di pregiudizi. Speriamo. La maggior parte. Il problema è che ci martellano. Telegiornali, giornali, radio ci martellano. Anche però una goccia l'abbiamo buttata lì. Anche ringrazio un po' Givis con il signor Cesare che mi considera proprio come suo figlio e che mi dà l'opportunità di crescere, diciamo, e così un po' che mi ha dato l'opportunità anche devo di fargli imbarazzare conoscerti, così anche la mia famiglia un po' qua in Italia, che ringrazio molto per tutto quello che stanno facendo per me, l'integrazione, tutto l'aiuto. Tutto così, veramente non so come ringraziare, anche ringraziare molto senza dimenticare la popolazione italiana, anche se altre persone sono un po', come si dice, pessimista, ma io no, io sono sempre, come dico, sempre ottimista. Non dico che no, questo è così, perché dappertutto è così, non c'è niente di normale. Come noi diciamo in un proverbio, che questi 5 dita non hanno la stessa lunghezza, quindi la vita è sempre così, sempre così, dobbiamo essere forti, avere la pazienza, come dicevo, il secondo nome della la pazienza, che è il secondo nome della vita, e così piano piano riusciremo a fare tutto quello che vogliamo, così con calma. E invito anche i miei fratelli migranti, che di comportarsi bene, di rispettare le regole, tutto quello, anche se ci sono certe cose che non c'è da noi, no, perché tu c'è una cosa che non c'è da te, sei arrivato qua, non devi avere quello che c'è da te, sia così, devi rimanere lì nel tuo paese, allora, perché se sei qua devi rispettare le regole come vanno, come rispettate, secondo me. Sono queste due parole che volevo aggiungere. Grazie mille. Ma come ti ho detto prima, ti ringraziamo noi, perché per me, almeno anche per Piero, è stato un piacere. È importante, lo dicevo prima, è importante raccontare, perché ci vuole anche l'altra parte, l'altra voce, non solo il continuo martellamento, anzi, visto che siete lì, magari evitate di guardare un po' di telegiornali. Fate girare questo video, fatelo vedere, parlatene, io ovviamente appena Piero lo pubblica comincio a condividere. E io ringrazio ancora Siaka e ringraziamo anche Cesare dietro le quinte, perché è lui poi che ci ha dato la possibilità di fare questa bella chiacchierata. E magari chissà, ci rivediamo magari un'altra volta quando ci saranno bambini, ci saranno, non lo so. Per adesso sei fidanzato, giusto? No, non si sa mai, piano piano. Ok, va bene.